Allora, ciao ragazzi, riesco a fare il video purtroppo solo in questo orario perché sono dovuto andare via e sono tornato da poco. Comunque, Brescia batte Juve a Minovo 2-1 ed è la prima sconfitta per le Juventus Women sia stagionale che appunto della storia. E che dire, una brutta botta perché la partita è stata alla fine equilibrata, ma il primo tempo regalato letteralmente dalle ragazze della coach Guarino al Brescia è pesato tantissimo. Primo tempo regalato, il Brescia ha fatto un po' quello che voleva e è riuscito a trovare il 2-0. Poi la Juve è stata anche brava a reagire, a trovare il gol con Boateng del 2-1, ma il Brescia ha chiuso bene, è riuscito a portarsi a casa una comoda vittoria alla fine. Questo 2-1 con cui il Brescia ci batte permette di avere un conto pari in testa alla classifica. Juventus e Brescia sono appaiate. La Juventus ha un vantaggio enorme, quello degli scontri diretti. Ha vinto a Brescia 4-0 e ha perso in casa 2-1. Però adesso viene bello, nel senso che Brescia ha dimostrato di avere la forza mentale di poterle vincere tutte. Queste squadre comunque, al di là di tutto, bisogna fare i complimenti, l'ho sempre detto, sia alla Juve che al Brescia perché stanno tenendo un ritmo infernale. Adesso, in poche parole, una sola cosa c'è da vedere, cioè il Brescia sicuramente probabilmente le vincerà tutte, bisognerà vedere la Juve se sarà capace. A cominciare la settimana prossima a Firenze sarà una partita, una finale, perché se la Juve dovesse superare Firenze credo che poi farà fatica a perdere punti, anche se mai dire mai nel calcio. Insomma, la Juve si è un po' complicata le cose, nulla è compromesso definitivamente, però adesso bisogna fare attenzione. Credo che coach Guarino sia preparata su queste cose, anche se oggi qualche cambio non l'ho capito, ma poco importa. E diciamo che questa squadra è sicuramente forte, ha dimostrato di avere orgoglio, carattere, reazione, ma con questo Brescia non puoi permetterti di regalare un tempo. L'hai fatto e hai perso. Ora testa la Fiorentina perché vogliamo questo scudetto, noi ci crediamo, non vogliamo che le ragazze mollino, anche perché crediamo che la squadra sia più forte di molte altre e quindi fino alla fine forza Juventus anche per le prossime ultime partite. Ciao!